Signore e signori, ha inizio lo spettacolo. Chissà se avete mai sentito questa storia. C'è un camionista, Mario, che fa naufragio su un'isola deserta insieme all'attrice Angelina Jolie. La situazione è drammatica e sulle prime Angelina piange e si dispera perché le manca Brad Pitt. Ma dopo qualche settimana di inutili preghiere capisce che forse questo è il suo destino, che magari Brad si sarà già consolato con qualche altra gnocca e alla fine cede alle avance di Mario. Tra i due scoppia una passione incontrollata, fanno l'amore dalla mattina alla sera, sesso selvaggio, manghi freschi, bagni nell'oceano. Eppure, dopo aver ciulato per intere settimane quel bel di Dio, Mario appare sempre più irritabile e annoiato. Lei le chiede che cosa succede e lui risponde che sente la mancanza dei propri amici. Le cose precipitano. Un giorno Mario chiede ad Angelina di indossare dei pantaloni e lei accetta. Il giorno seguente le chiede di disegnarsi dei baffi con un legnetto annerito. E lei accetta. Infine le chiede se può chiamarla Tommaso come il suo miglior amico. E quando lei accetta, Mario è al settimo cielo, la prende in disparte come per non farsi sentire e poi le dice: Tommà, non ci crederai mai! Me s'ha scopata Angelina Jolie! Beh, essenzialmente è così che io penso alla vita. Sì, perché questa piccola barzelletta contiene in sé un germe di pura verità. Che senso ha centrare impensabili obiettivi, conquistare donne strepitose, accumulare ricchezze ben oltre l'orizzonte, se poi non posso condividerli con i miei migliori amici, o magari con tutti? No, no, non sto dicendo che io veda le donne come un trofeo, intendiamoci. Ne ho conosciute e amate così tante in vita mia. Agli albori della TV commerciale c'era una tale profusione di femmine ambiziose che era un'impresa titanica non cedere alla tentazione. Sì, di errori ne ho fatti, come tutti. Ma il beffardo destino che mi è toccato in sorte non lo addebito ai capricci del cielo, perché di certe malefatte, di certi oscuri disegni, soltanto la perfidia umana può esserne madre. Io volevo solo aggiungere qualcosa di mio a questo mondo. Era il sogno che avevo sin da bambino, era ciò che avevo promesso a mio padre. Arifacce! Chi? Ma la pianti di parlare coi muri una buona volta. Guarda che io stavo soltanto raccontando una... Mamma mia, che pena vedete ridotto così. Nessuno ti chiede di ascoltare, eh? Ma se solo prestassi un Ma po' di attenzione... Ma è possibile che tutti quei barbiturici che prendi non ti hanno fatto ancora effetto? Fallo cefalo! Oh, è partita male sta giornata, è partita male. Ma è finalmente arrivato il pacco dei vini. E indovina un po', se sono sbagliati. A favore loro, guarda caso. Denunciali a striscia. Ma non mi sentono, sti cialtroni. Pronto? Pronto, mi sente? È la Banco Espresso?
E certo che mi può essere utile, signorina. Mi chiamo Pietro Vinciguerra da Roma. Stamattina ho ricevuto un pacco contenente 6 bottiglie della vostra offerta. Pazzi rossi del Friuli! Ma dentro c'è stava il coso... come si chiama? Il Cabernet da 7 euro. Io invece avevo chiesto refosco dal peduncolo rosso. 6 bottiglie, 9 euro l'una. E vi siete sbagliati. È certo che lo voglio cambiare. E visto che ci siamo, dica ai suoi dirigenti che la radio sveglia cinese omaggio nel pacco di Natale era una fottuta patacca! Dai, attacca che sta per incominciare! Sì, l'indirizzo è lo stesso, stupida cagnetta! C'erano una volta 3 ragazze che frequentavano l'accademia di polizia. Oltre ad essere intelligenti, erano anche molto carine. A tutte e 3 venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie! No, tu ti chiami Placido e sei un poro de mente che parla coi muri! Avessi fatto la metà delle cose che ho fatto io. Dai, forza, che sta per incominciare. Hanno detto come si chiama la puntata? Non lo so, non l'ho vista, andava troppo veloce. Buongiorno, signori. Sono il dottor Buto, Francesco Buto, il vostro nuovo responsabile sanitario. Ah, largo ai giovani di belle speranze. Hai visto che bel dottorino? Quest'oggi, come d'abitudine quando si incontrano dei nuovi pazienti, vorrei sottoporvi ad un accurato check-up e magari quattro chiacchiere per saperne qualcosa di più sul vostro stato di salute e socializzare. Mica sarai dell'altra sponda. Scusi? Non c'è sente da sto ricchio questo. Ricapitoliamo. Lei è il signor Vinciguerra Pietro e lui il signor Taglialupi Placido, giusto? Ma se leggi che indovino sei. Un vero spasso, signor Vinciguerra. Mi fa piacere. L'allegria è spesso il miglior antidoto contro tanti malanni. Ora, se preferisce, iniziamo da lei, così ci conosciamo un po'. Voglio dire, qual era il suo lavoro, in quale quartiere è cresciuto. Ce l'hai, ragazza? Scusi, ma che c'entra? L'hai detto tu, te conosce un po' meglio. Allora, ce l'hai sta ragazza, sì o no? Sì. Oh, e te ci trovi bene con lei? Ma sì, certo. E allora perché continui a accoppiarti coi travestiti? Com'è sto fatto? No, ma sta scherzando, signor Vinciguerra. Io apprezzo l'ironia entro un certo limite e la prego di non travalicare il buon gusto. Ammazza, ragazzie, fatela una risata, che bufone! Sì, se ora mi offre il braccio le misurerei la pressione per iniziare. Poi diamo una controllata ai polmoni. Dottore, e... time out, ora ci sono le Charlie's Angels. Si stenda qui in branda con noi e si rilassi. Hai sentito il mio socio, cuccia bello? Mi dispiace deludervi, ma non siete i miei unici pazienti. Come primo giorno di lavoro devo ottimizzare il tempo per fare un'infinità di cose. Se quindi vogliamo procedere con la misurazione. Scusa, ma non hai detto di avere altri pazienti? E allora vai, non ci affligge, che a faccia i prelievi ci pensa benissimo la nostra infermiera. Sì, ma ripeto che ci tenevo a stabilire un rapporto diretto con voi. Che femmina! Quando impugna la pistola in quel modo mi strappa il fiato dal petto. Oh... per me esiste solo la topa bionda. Come si chiama? Diana Fawcett! Farrah Fawcett! Benissimo, se ora siete occupati inizierò il giro altrove e lo terminerò con voi. Oh, in questo sei veramente un dio, nel farti venire delle brillanti idee! Signor Vinciguerra, lei continua ad offendermi gratuitamente. Io glielo consento solo perché voglio dare un senso a quel corso per il contenimento della rabbia che mi hanno... Però c'ha ragione lui, questa era carina. Dottore, il sorriso è una curva che può raddrizzare diverse cose. Lo tenga a mente. E non vada via sbattimento. Arrivederci. Che darei per essere il cavallo dei suoi pantaloni? Verso la luce, Gina, non andare verso la luce, torna indietro Gina. Oh, ma stavi a dormire finché ti sei messo a strillare come una partoriente. Guarda, hai svegliato pure Camillo, porello amore.
E poi te l'ho detto mille volte, mi devi chiamare Mary Jane. Mary Jane, capito? Come stava scritto sulle locandine, no? Sbrigate, sono le 8, metti sull'uno che fanno i pacchi, voglio vedere i pacchi. Che pacchi? Dove sta il telecomando? Ah, ce l'hai il telecomando? Io sto a guardare Mike Buongiorno con i ragazzini geni, che caro. Ma di che? Te stavi a dormire? Mike Buongiorno è finito da un pezzo, dammi il telecomando, su! Mi sei appisolata giusto un attimo dopo pranzo. E mo stiamo a cena, un tantino lunghe le tue penniche, no? Dai, e beh, mi scaccia il telecomando. No, no, tra un po' fanno la ruota della fortuna sul 4 e la voglio vedere. Eppure Camillo, vero amore? Come ti chiami? Mary Jane? Oh, mi stai a far girare le palle, Poi basta con sta ruota della fortuna, fai una pena, ne azzeccassi mai una. Manco quando la scrivono la frase riesci a leggerla. Senti, finché c'è Mike in televisione, non c'è ragione di cambiare canale. Oh, santa Babilonia, manco mi avessi parlato di Corrado, quello sì che era un presentatore, semplice ma sempre signorile. Bah, altra televisione, no, sta melassa per cerebro, lesi. Intanto Corrado non c'è mai stato al Polo Nord. E che vuol dire? Manco il paroccone di Baudo c'è mai stato. E infatti Baudo non vale la metà di Mike Buongiorno senza la U. Lui ci è andato che c'aveva quasi 80 anni. Vabbè, però Baudo ha presentato molti più Sanremo, cara la mia faccia da vecchia. Oh, guarda, te sei fatta sotto? Come mai sono fatta sotto? Ma che sta a dire? Dammi sto telecomando prima che te mischio le ossa! Salve! Rieccolo questo. Chi è? Buonasera, signora Campopiano, finalmente si è svegliata. Allora, come va? Come si sente? Caruccio, questo arto poi. Ma è il nipote di chi? Ma di nessuno. Sospetto che sia un pazzo di igiene mentale che si è fregato un camice. Sono il dottor Buto, signora. Signorina, prego. Sì. Ci siamo conosciuti questa mattina, non ricorda? Ho attaccato alle 8, ci siamo incrociati in sala mensa a colazione. Che mi sono presentato, il dottor Buto. Buto? Ma che deve fare questo imbuto? Io mica l'ho capito. Ma che ne so, dice di essere dottore. No, non dico di essere, io sono un dottore. Scusi, sa manzo mia, per niente ai medici d'incantesimo. Grazie a Dio. Mi chiamo Francesco Buto e sono qui per la mia specializzazione in cardiologia. Signor Vinciguerra, neanche lei mi riconosce, ci siamo presentati qualche ora fa. No, sua madre deve essere fiera, mi rallegro. Mo, volevo chiudere step hour e mettiamo sui pacchi? Guardatelo. Sentite, io sono qui per fare il mio lavoro e il mio lavoro è prendermi cura della vostra salute con indefessa sollecitudine. Vi chiedo solo un po' di rispetto. Ma se sto ragazzino è il nuovo dottore, che fine ha fatto quello di prima? Com'è che si chiamava? Si chiamava dottor Mandelli ed è stato arrestato per frode sanitaria. O almeno così dice il direttore del vostro istituto, il signor Gildo Cacciapecora. Capirai, buono quello. Signora Campopiano. Signorina, prego. Dalla sua cartella clinica leggo che soffre di emorroidi. Ma che dice? Non ritengo che quelle mandorle piccanti gusto pizza giovino alla causa e ritengo improbabile che servano certi capolavori chimici presso la nostra mensa. Sarei curioso di sapere dove le ha prese. Me le ha portate Daphne, la nostra infermiera, che tesoro di ragazza. Vuoi assaggiare? Senti, senti quanto sono buone. Dai, guarda. Dai, piccole, senza complimenti, dai. Ma che cazzo te ridi? Dammi il telecomando! No, è il linguaggio. Che devi fare questo? O te faccio fare la fine del gatto sulla veglia. Signori, vi prego, calmatevi, basta. Andiamo alla vostra età, ma vi pare il linguaggio? Mi meraviglio di lei, signora Campopiano. Signorina, o te faccio una faccia di schiaffo. Signorina Campopiano. Ma insomma, cerchiamo di essere civili. Insisto che quelle mandorle alla pizza non le fanno bene. Alla sua età, lo stomaco è come un... Signor Vinciguerra? Guarda, è inutile che mi guardi così perché me ne sono rimaste solo due. Scroccala a qualcun altro. No, io non voglio una sigaretta, voglio che lei spenga immediatamente quella lì. Dal 16 gennaio 2003 è vietato fumare nei luoghi chiusi, non lo sa, e poi alla sua età equivale a un suicidio. Se questo dice ancora alla sua età, io lo prendo a bastonate, Lo sa che in quella sigaretta ci sono più di 3500 principi attivi? Oh. Monossido di carbonio, benzolo, cianuro, catrame e la cara e vecchia nicotina. Oh. Ogni giorno in questo paese il fumo uccide 25 persone. Chi è? Ci rifletta prima di prenotarsi un bel tumore.
Ho superato la seconda guerra mondiale, i figli dei fiori, gli anni di piombo, Ustica e Cicciolina in Parlamento. Ho visto l'Italia diventare campione del mondo 3 volte, tutta la carriera della Carrara, dagli esordi al declino. Sono sopravvissuto a 4 papi con l'anca scassata, l'enfisema, la prostata gonfia come un pneumaticone. Au! Dove vieni? Cambia canale, fermate! Dove ti pacchi? Sta seduta, vecchia! Mi scuserà, dottor House, ma la sigaretta penso proprio di essere la verità. Dottorino, io le chiederei la cortesia di procurarmi un po' di morfina, ma se le è possibile averne 2 dosi. Pensavo di darne un po' anche a Camillo, non sta mica tanto bene, sa, poverino, la notte sento che si lamenta. Ieri sera ha fatto una vomitatina e pure la cacchina sotto. Che schifo. Camillo, ma quello è un cane. Non avevo... Carino Camillo, eh? Immagino che Camillo viva qui con lei. Eh sì, lui sta sempre con me, non è caruccio. Anzi, le chiederei la cortesia di consegnare a Daphne la morfina. Poi ci pensa lei a farne 2 dosi, una per me e una per il mio piccolo Camillo. Mi scusi. Ecco, vedi, è sempre la solita storia. È rimasto il pacco più alto e il pacco più basso. Ma che se credono che siamo dementi? Ho capito bene, signorina Campopiano. Lei mi sta dicendo che assume abitualmente morfina insieme al suo cane? Sì, ci pensa sempre Daphne. Quella ragazza ha le manine d'oro. Ma esiste veramente questa infermiera Daphne? Poiché ne parlate tutti quanti e dall'ospedario di oggi risulta in servizio, ma finora non si è vista. È perché lei lavora anche da un'altra parte, molto impegnata, un locale da ballo e si vede che non poteva. Cambialo, cambialo, cambia il pacco, scrofa, cambialo! Che significa non poteva? Non è che uno al lavoro si presenta quando può. Comunque, signorina, non per essere pignoli, ma il regolamento della casa di riposo vieta ai degenti di tenere con sé animali. Ma lui è Camillo, poverino, è vecchiarello. No! Come lo tengo? Ma dove li piano i concorrenti questi al cottoletto? Sì. A proposito, dottorino, io le chiederei la cortesia di procurarmi un po' di morfina. Sì, ma se sì, le sì, sì, signorina, questo me l'ha già chiesto, ma non è ammissibile. Oh, ragazzi, sganciala sta morfina, almeno sta mummia se sta zitta! Oh, amore, ma c'è sarai te la mummia, scheletro rinzecchito! No, guarda che te do una bastonata! Prego, non te rinzecciate e scordatevi la morfina, io sono un medico serio, di ruolo, e non accetto leggerezza in materia di stupefacenti. Non so come eravate abituati in questa specie di Woodstock della terza età, ma ficcatevi bene in testa che finché io lavorerò in questo istituto e voi sarete miei pazienti, questa anarchia farmacologica è finita, chiaro? Ragazzi, di qualsiasi cosa tu te stia facendo in questo momento, la metà! Sera, il consueto giro di Brutal Bingo in sala mezza. Domani mattina è previsto un incontro con il frizzante consulente della settimana enigmistica che vi illustrerà l'incredibile convenienza dell'abbonamento trimestrale. A seguire, l'ormai classica buffata di antidepressivi. La giovine Italia vi augura buona vita e vi ringrazia per aver scelto di invecchiare con noi. Gran bella gnocca. Sai che l'ho conosciuta? Davvero? Sì, in 2 occasioni. Una a Milano e l'altra a Londra. Beato te. Povera principessa del popolo. Ah, quanto mi è dispiaciuto. Manca anche a me. Ma chi è questo signore curioso che canta? Come si chiama? Sir Elton John. Elton John, Sir Elton John. Lascia perdere il ser, guarda a me, guarda, guarda il labiale, è il congio, tira fuori la lingua, lascia perdere, amico suo! Pensa, questa canzone l'ha riciclata per lei. Ah, carina! Buongiorno, meraviglie! Ciao! Siamo mattinieri oggi? Sì. Ciao, Mary Jane!
sciolto. Come stai? Hai cambiato balsamo? Buongiorno, presidente. Che guardate? La replica del funerale di Lady Di. Quanto mi è dispiaciuto quando è morta. Una vera tragedia. Vabbè, dai, tanto ormai è andata. Allora, chi di voi ha fatto acquisti al mercato nero? Hai trovato il talco alle rose? Ah, e non solo, anche un pacchetto di pizzette Caterina. Buone queste! La nuova biografia di Mike, la versione di Mike. Finalmente, guarda e che e per bello. Finire questa lettera che ho trovato giù in segreteria, te la apro? Aprila, aprila, che se ci pensa la regina madre finiamo domani. Allora, principe caro. Alla mia dolce e insostituibile nonnina Gina, con affetto Veronica, che pensiero gentile. Nipotina un corno, ci avrà almeno 30 anni. Si è fatta mettere incinta dal suo spacciatore, no? E mo viene a batte cassa da nonnina, capito? Quella si pensa che sta rincoglionita. No. L'avrò vista, se no 3-4 volte c'ha l'anello al naso. Poi non è manco mia nipote veramente, perché sarebbe la figlia di un lontano cugino di Velletri morto 20 anni fa, figurati, straccia, straccia, butta via. Che altro per me? No, mi dispiace, per te non c'è più niente. Vabbè. Però il momento è ok per il nostro volpino Camillo. Biscottini al surrogato d'anatra per Camillo. Guarda Camillo, ha cambiato faccia. Mia dolce Daphne, dimmi qualcosa anche per risollevare il morale del capo. Ti consiglio di inforcare bene gli occhiali, amico mio. Ci sono tutte, Panorama, TV Sorrisi, Class, Auto Oggi Baby, sei un angelo! Ah, se fossimo vissuti in un'epoca più cortese, avrei consumato l'intera vita a corteggiarti. Non perché sei una gran figa, ma perché hai un cervello da urlo e un cuore d'oro che anche me. Ah, Dio benedica l'inventore della dolce uvessina! Ah, sei riuscito ad aprire la scatola nera! Ragazzi, per cortesia, ci sono delle signore. Ciao, dolcezza, ti trovo in forma. Il precariato te fa bella, eh? Capirale, capiglia a pezzi. Ieri sera al Baderetro c'è stata la serata Glory Hall. Abbiamo fatto il piano prestato massacrante. Perché vai in giro con la sedia a rotelle? Pigrizia, poi mi devo mantenere in forza, devo andare a teatro. A teatro? Te a teatro? A teatro. Ma... qui i Spirolci del Touring Club mi hanno regalato 2 biglietti omaggio, ma li devo consumare entro fine mese. E che fai vedere? Che ne so, ce ne stanno tanti dei spettacoli, dei teatri convenzionati, ma credo che andrò a vedere quello qua, attore famoso. Gassman? No. Albertazzi? È famoso! Randone? No! Bombolo? Dai! Mike, buongiorno. Mazza, questo Mike, buongiorno. Di lui. Beh, l'importante è che non sia un musical, perché i musical mi fanno cagà. Soprattutto quelli con quella biondina che ride sempre, ride, che cazzo ride, come si chiama? Svizzera. Beh, anche se questa Svizzera fa cagare, è già qualcosa, no? E con chi ci vai? Con te. Quindi, mi raccomando, cerca di non bere troppo, che io non voglio passare tutta la sera al cesso dei disabili. Bella coppia! Con me? Ecco te, non ci vai venire, è gratis! E ci vengo sì, cribbio, mica perché è gratis. Io adoro il teatro, è lì che mi sono innamorato di mia moglie. Ce l'hai raccontato un centinaio di volte. Stavi al Manzoni di Milano, stavano a dare il magnifico cornuto. Lei a un certo punto si è alzata la camicetta e tu hai visto un fulmine, ma il temporale non c'era. Pietro, piantala, sono sempre i suoi ricordi, Ma che ne puoi sapere tu dell'amore? Quando la vidi la prima volta il cuore mi si arrampicò fuori delle orecchie. Tornai a casa col sole in tasca, irrimediabilmente stregato. Se potessi tornare indietro, amore mio, ti dedicherei ogni fiato che mi resta nel petto. Da qui all'eternità! Dana, per l'infermiera Daphne! Scusa? Cotta in flagranza di reato, vuoi che ti legga i tuoi diritti? Tu devi essere un nuovo dottore, quello che fa pissare sotto dalle risate. Hai visto quando è caruccio, alto poi? No, il mio era solo un modo simpatico per sdrammatizzare la sua reiterata violazione delle norme dell'istituto. Un po' noioso, magari io mi ritiro con Mike. Vedo che sta distribuendo noccioline salate, crodini e una stecca di Marlboro. Grazie, dolcezza. Ti riferisci al servizio? Se vuoi ordinare, spara, non essere timido. 2 giorni e ti rimedio tutto. Cos'è che ti serve? Anfetamina, Prozac, Viagra? Possibile che non capisca? Cosa? La gravità di queste violazioni. Ma non sarà certo qualche desiderio esaudito di inguaiare la situazione?
Sono allibito dalla gestione di questo istituto. Non avevo mai visto niente del genere. I pazienti sono allo stato brado, il direttore è latitante, intanto per le corsie si spaccia come in una prigione di Rio. Non c'è nessuno che abbia un po' di rispetto per le regole qui. A quanto mi risulta, lei ieri doveva essere di servizio. Ora, non per fare... Da dove spunti fuori? Cioè? Che sei venuto a fare qui? Sono qui per il tirocinio di specializzando in cardiologia. Non devo far altro che espletare le mie funzioni di supporto, cura e prevenzione. E come assistente sanitaria dovrebbe farlo anche lei. Sono qui da 3 anni. Tu da quanto? 48 ore? Sei venuto per andartene, non è così? Beh, dalle tue belle scarpe lucide si deduce che hai uno stile da leader vincente. Ma un professionista che si rispetti non torna a casa con i polsini imbevuti di bava e l'odore di vecchio sul bavero della giacca. Allora, visto che la tua permanenza qui sarà una specie di gita all'inferno, ti consiglio di frenare le tue smanie rivoluzionarie e adattarti alla cultura del luogo. Se non vuoi tornare a casa chiuso in un sacco. Forse sono stato frainteso, io non le sto chiedendo e di... E piantala di darmi del lei, non sono ancora in menopausa. Daphne, ok, Daphne, meglio così? Ma anche infermiera va bene. Non sono qui per dirti come fare il tuo lavoro, ma da medico ho l'obbligo di sottolineare che tutti questi grassi saturi, Marlboro, noccioline, mini bounty, sono dosi di veleno che indeboliscono le loro difese immunitarie. Secondo me invece no. Così non gli fai del bene. La vita è cancerogena, lo sai? Sei una di quelle a cui piace avere sempre l'ultima parola? Non necessariamente. Vedi, l'hai fatto ancora. Fatto cosa? Non voglio invadere il tuo spazio, ma per me rigore e disciplina sono al primo posto. Io ho sempre avuto un ottimo rapporto con le infermiere nei miei reparti. Se permetti, ne dubito. D'accordo, lasciamo stare. Se più tardi vuoi darmi una mano, stavo cercando di riorganizzare l'archivio alfabeticamente, ma non riesco a trovare molte cartelle. In quell'ufficio sembra ci sia stato un festino dei Metallica. Hai provato sotto la gabbia del criceto? Quella gabbietta sopra la libreria. Ah. Pensavo fosse vuota. Non è vuota. Dentro c'è Annibale. Se guardi sotto, ci dovrebbe essere un blocco di cartelle, perché quando si è incastrato il cassetto abbiamo dovuto spargerle. Sono finite un po' di qua, un po' di là. Qua, là. Ottimo metodo, ho capito. Ci penso da solo, grazie. Comunicazione interna. L'infermiera Daphne è pregata di recarsi con urgenza nell'ufficio del direttore. Permesso. Maledetta. A dottor House. Mica te sarai pizzicato. Non è che hai preso un palo per la nostra Daphne, gran bella muletra, eh? No, guarda, si sbaglia, io sono qui per lavorare, oltretutto... Daphne, finalmente, devi aiutarmi, va? Ti prego di evitare commenti, niente domande, ora salvami per pietà! Direttore, ma che diavolo è successo? Mi si è incastrata la pelle dello scroto nella chiusura d'affo! Non trovo altro modo per dirlo! Ti prego, fai qualcosa tu, perché io, come tocco, scatto in un inferno! Ah! Aia! 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 Al mio tre, eh! Uno! Due! No, Lavi, sentimenti, dico che qui va tutto al contrario. Pazienti carogne, personale inadeguato, graffiti di sterco sulle pareti dei bagni. No, ma lo so cosa dice tuo padre, perché è lo stesso che dice mio padre. No, d'accordo, d'accordo, Lavinia, qui i degenti hanno libero accesso ai farmaci. Ci sono cani che defecano nei letti. Io, ma certo che mi faccio rispettare, ma tu lo sai che i miei nervi... No, 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 non mi interessa, ci ho già pensato. Sì, faccio richiesta di trasferimento. Torno al poliambulatorio, in fondo lì avevo il mio... Pronto? Lavi? Oh! No, sì, parlo, ma se tu non mi ascolti... Ma che ne so, sento che ridi con gli altri. No, è che sono un po' teso, pasticcino. Scusa, posso sapere dove sei? Dove? Ah, e chi c'è con te? Ma dai, siete solo voi due. E poi, per curiosità, per sapere, non lo posso sapere? E Luca c'è? Ah, c'è anche Luca, ma tu guarda, che caso, no? Tono, quale tono? Nessun tono. Ho solo detto a Luca. Per niente, solo che ti parlo dei miei problemi e tu ridi, ridi, ma che cazzo c'hai da ridere? Ma geloso di che?
No, perché si erano fatti certi discorsetti tra di noi. Sì, ecco, brava, dai, fai la vittima. No, no, cara mia. Senti, non voglio fare polemica, ma sei proprio una stronza. Sì, sì, certo. Pronto? Chi è? Luca? E sai quanto cazzo me ne frega che state facendo il gioco dei mimi? Ripassami subito Lavinia! Lavinia! Guai in vista? No, non si preoccupi. Era la tua fidanzata? Come si chiama? Lavinia. Mi sa tanto che questa Lavinia non era proprio contenta. Solo una piccola discussione, niente di grave. Che insondabile abisso di mistero sono le donne. Questa tua Lavinia che tipo è? Fianchi larghi, gambe ciotte, paviglione? È alta e magra. Anche troppo magra, stiamo sempre a discutere sulle sue diete monastiche. Ah, che brutta abitudine le diete. Oggi vedi queste ragazzette spigolose con le ossa che gli bucano la pelle. Io, d'altronde, ho sempre avuto un debole per le femmine botticelliane, voluttuose, dai seni burrosi, con quelle belle scusa se sono indiscreto, ma la tua ragazza ha un bel seno, eh? Non sono affari suoi. Non ne sei soddisfatto? Invece sì. Una seconda scarsa? Porta la quarta, alta e ben proporzionata, ok? Rifatte? No. Rifatte? Rifatte. Ma solo perché aveva un piccolo problema di simmetria tra l'una e l'altra. Ma comunque possiamo smetterla di parlare delle mammelle della mia ragazza? Va bene, va bene, va bene. Ha una bella testa, che lavoro fa? Organizza eventi. Giusto! Un seno rifatto agevola il business. Non si faccia strane idee, taglialupi. Lavinia è una ragazza molto intelligente e professionale. Povero te che ti sei innamorato di una ragazza intelligente. Io ho sempre preferito quelle stupide. Questo non le fa onore. Lasciami spiegare, perché questa è un'idea tutt'altro che misogina. Voglio dire che le femmine hanno già un talento straordinario, una sensibilità che ci sovrasta, una bellezza che con pochi accorgimenti si conserva negli anni. Hanno tutto, compresa la firma di Dio incisa negli incavi dei loro corpi. Voglio dire che se fossero in possesso anche di un'intelligenza superiore alla nostra, ci renderebbero la vita impossibile. Non sono d'accordo, io amo Lavinia soprattutto per il suo carattere curioso, per la sua vivacità intellettuale. Perché avete litigato prima? Non abbiamo litigato. Ti ha attaccato il telefono in faccia? È caduta la linea, ma lei ha origliato tutta la telefonata? Da metà in poi. E chi è Luca? Luca è un... ma niente, nessuno. Un ex compagno del liceo con cui è stata insieme un paio d'anni quando era... Comunque non c'entra niente e non so nemmeno perché ne stiamo parlando. Hai paura che ci vada ancora a letto? Non ne voglio parlare, comunque no. Perché la scopata marcorda con l'ex del liceo è un classico! La finisce? Comunque bravo, meglio mettere le cose in chiaro sin dall'inizio. Perché in fondo, vede dottore, a tutte le donne piace, in diversa misura, essere dominate. Il potere le eccita molto di più dell'indipendenza. Tutte quelle femministe degli anni 70 hanno riposto i loro vibratori nei cassetti e ora affollano le agenzie per cuori solitari. Sono stato sposato solo due volte, ma Dio solo sa quante donne ha amato col corpo e con lo spirito. Non per contraddirla, ma sulla sua cartella clinica c'è scritto celibe. Ladri! Ladri! Siete dei ladri! Eppure voi fate poco i vaghi, eh? Dov'è il mio portafogli? Dov'è? Quale portafogli? Il suo? No, quello di Donald Trump. Certo che è il mio! Sveglio, Forrest Gump! Era nel secondo cassetto del comodino e mo non c'è. Ma ti sei controllato bene addosso? Non c'è, non c'è! Magari l'hai nascosto e non ti ricordi più dove. Che vorresti dire? Che mi sono incoglionito? No, la mia è solo una supposizione. Te lo dico io dove te la devi mettere la tua supposizione. M'hanno seccato il portafogli e secondo me tu, scureggiate topo, ne sai qualcosa. Quando fai così non mi abbassa a tal punto da risponderti, ma bada. O riceverai ben presto notizie dai miei avvocati. Guardami negli occhi e dimmi che non sei stato tu. Non sono stato io. Giura! Parola di Francesco Amadori. Ma dai, giuro, giuro. E che diamine. Sono stato uno degli uomini più ricchi del mondo, vuoi che mi vada a sputtanare per 4 decine di euro? Andiamo, Pietro. E che ne sai quanti erano? Accidenti, dicevo per dire. Allora dai, spicciate. Dovevo recuperare portafogli. Dentro ci stavano i biglietti del teatro. Niente portafogli, niente teatro. Posso esservi d'aiuto senza per forza dovermi beccare degli insulti? Tu devi solo pensarti nel lontane, le tue manacce dalla roba mia, hai capito? Oh! Che dovevamo fa? Ah, il portafoglio! Cazzo!
piano! Fermo, fermo, fermo! Comando, aggiusta bene il tirabacio. Sì. Un attimo. Guarda. Ah, che brava. Così sembro quasi la Duse. Anche meglio. Come sono morbidi questi capelli. Devi sapere che mamma da piccole una volta a settimana ci faceva un imbacco con uovo, miele e due cucchiai d'olio. Faceva una puzza. I miei al confronto somigliano a quelle balle di rovi secchi che rotolano nei film western. Oh, che dici? C'hai una bellissima chioma e un vigorino che sarebbe il sogno di ogni violentatore. Ma tu piuttosto, fia bella, ma perché non ti trovi un bel ragazzo alto, altezza e mezza bellezza, eh? E non ti sposi una buona volta? Perché non ho mai avuto fortuna con i ragazzi. Di solito mi inizia male e finisce ancora peggio. Pensa che il mio ultimo fidanzato, oltre a essere basso, è nel braccio della morte in un carcere di Bangkok. Hai visto? Brutta storia di droga. Lui dice che ha sparato per legittima difesa. Io gli credo, però... non lo so se a nostra distanza funzionerebbe. È difficile. Però prima o poi bisogna che te decidi, bisogna che ci provi. Io prima di trovare Renzo mio mi sono sposata 4 volte. E se no un giorno o l'altro ti ritroverai su un Burman per il santuario di Pietralcina, seduta in mezzo a vecchie bigotte con le caldane a chiedete perché non l'hai usata quando era il momento di usarla. Forse l'ha usata anche troppo. Pensa, ho iniziato a stropicciarla a 14 anni col boa. Boa? Sì, il chitarrista della band di mio cugino, bello. Io a 13, col mio insegnante di sorfeggio, Pieralfio Carmignani, ancora me lo ricordo, che detto tra noi era proprio un bel torello. Oltretutto adesso non ho neanche la testa, perché c'è il mio migliore amico che sta attraversando un brutto periodo. Te lo ricordi quel ragazzo che è venuto a trovarmi qui al mio compleanno, rasato, coi pantacolan fucsia, che adorava la Carrà? Carletto! E come sta? Sempre siero positivo. Mannaggia! Piano, piano, che qua è buio misto! Di solito è così quando lo spettacolo è iniziato. Andiamo! Guarda che ore sono. E mica è colpa nostra, è colpa di quel tassista tossico che ci ha fatto fattanti con le sue scorciatoie. Shhh, parla piano che dai fastidio al pubblico. Guarda se qui io mi gioco il femore. Passa la voce, dai, mettiti a me, su. Capirai, peggio mi sento, c'hai le ossa che si sbriciolano come un cracker. Oh, oh, e io qua vedo tutto pieno. Lo so, io mi devo sedere, mi cicola tutto. I biglietti, dai, fammi vedere i biglietti, su. Chi ce l'ha i biglietti? Ce l'hai te? Ah sì, ce l'ho i biglietti. Leggi te che io non ci vedo. Va bene. Allora, B8 e B9. E dov'è? B. Ce l'hanno occupato! Vedrai, ci sarà da questionare, eh? Ci hanno brutto le mani. Ma che pretendi? Arriviamo con 20 minuti di ritardo, è chiaro che il posto andava, no? Ancora, è mica colpa mia! Siamo stati per ora a cercare quel maledetto portafoglio che è sempre stato nella tasca del tuo cappotto. Pirla! Scusi, madame, ma quel posto veramente sarebbe nostro, se ci fa accomodare. Sono con una persona anziana, c'è poco da ridere. Ma perché ride? Ah, non lo so, per piacere, guardi. Evapora, vecchia musica, quei posti ci aspettano di diritto! Pietro, calmati! Scusi il mio collega, è un po' senile, ma... certo, signore, c'è poco da ridere comunque in ogni caso. E forza che siamo stanchi, signora, su, via. Non salsa! Oddio, che c'hai? Che ti è successo? Dannazione, proprio adesso no! Cosa? Devo andare alla toilette! No, ma come? T'avevo detto le falla prima di uscire da casa, non te puoi trattenere! No, devo fare quella! Hai capito, no? Che schifo, cammino! Io intanto vado, tu prendi il posto, dai! No,
Io non più niente perché mo mi hai fatto venire un stimolo pure a me. E tu, signora Fletcher, non ti fa trovare più a trovare il mio posto quando torno, hai capito? Ma Pietro, non fare il maleducato! Non ti posso portare da nessuna parte! Cammina, caga sotto! Guarda che ti querelo, eh! Senti, ma nei cessi dei teatri non c'è sta mai la carta, con che sei pulito? Con i biglietti! Sei ingiusta! Ma che distruttivo? Quale distruttivo? Ma certo che mi piacciono i gigli, dicevo solo che... Ok, scusa, te ne occupi te. Chiaro che collaboro. Lavinia, vuoi i gigli? Prenditi sti gigli! Lavinia, mi fai parlare? Posso parlare? Perché piangi? Che cosa c'è da piangere ora? Ma anch'io ti amo, pupattolina, solo non capisco... I preparativi procedono bene? Siamo una squadra vincente? Come chi? Io e te? Eh? No. Tua madre la lasci fuori da questo nostro momento, perché questo è il nostro momento, non è il suo momento. Possibile che si deve sempre impicciare? No, non ho detto questo. Io la stimo, tua madre. Io sono grato a tua madre. Ok, va bene. Sì, alle 19, parking Ludovisi. Ci sarò, puntuale. Ah, c'è anche mamma. A decidere. No, figurati. Ok, va bene. Sì, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, Colombina. Ciao, 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 ciao. Fanculo te, quella vacca di tua madre! Ciao. Sì, ciao, buongiorno. Che ore sono? 8:15. Così presto. Stavo sognando che ero in Irlanda con le mie amiche. Ma hai fatto il turno di notte? No, sono arrivata un paio d'ore fa direttamente dal locale perché a casa mia non potevo salire. Ah, e questa è la divisa. Carina, no? Sì, carina. Mi stavo preparando un caffè. Ne vuoi uno? Ok, grazie. Tanto ormai sono già sveglia. E come lo prendi? Molta panna, molto zucchero. Ma per curiosità, come mai non potevi salire a casa? Dimenticato le chiavi? Magari. Quando sono tornata a casa c'era Milvio sotto al portone. Milvio? Sì, è un tizio con cui sono uscita per un po'. Aveva l'aria davvero infuriata e siccome è uno che spacca facilmente le bottiglie in faccia alla gente, ho preferito rimandare la discussione. Scelta sensata. Non vedo futuro con questo Milvio. Attenta che scotta. Come si chiama il locale per il quale lavori? Bade Retro. Io? No, tu, il locale. Bade Retro. È un disco club sull'Appia. Ah, e che tipo di musica fanno? La house, la techno? Ma dipende dalle sale. Dove sto io, al bar della pista da ballo, principalmente dance anni 70. Comunque varia a seconda delle serate. Ad esempio, ieri c'era la Psycho Country. Era la serata Brokeback Mountain. L'ho visto il film e mi è piaciuto da matti. Era una serata gay. Sì, no, infatti è un filmetto che vedi una volta e poi basta. Ma senti, se così una volta decidessi di passare a trovarti, quando mi consigli di... Ma... Senza dubbio il sabato, alla riunione degli scambisti anonimi. È una serata pazzesca, casalinghe insospettabili che si concedono ai marmisti romani davanti ai mariti incappucciati. Hai detto scambisti? Però se vieni da solo puoi sempre mischiarti ad un'altra coppia, fate una mucchiata. Scusa, ma che genere di locale è? Tipo privé? Togli il tipo. È un privé e disco club. Giorgione il proprietario è una brava persona. Paga anche bene. Io per arrotondare vado là. Eh sì, me lo immagino, Giorgione, questo distinto gestore di locale per scambisti. Ma invece di scherzare, perché non vieni? Potresti portare anche la tua ragazza. Lavinia. Vi bevete qualcosa, guardate gli altri, mica dovete scopare per forza. Ah no? No, venite a ballare, date un'occhiata, passate una serata un po' diversa. Ma io personalmente detesto ballare, ma magari così a bere un aperitivo. Beh, l'aperitivo è organizzato solitamente dall'associazione Fica Maschia. Fica Maschia? Sì, è un gruppo dell'arci lesbica, si riunisce 2-3 volte a settimana. Vabbè, comunque, se tu mi
dici quando vieni, io ti dico che programma c'è. Non lo so, fammi pensare. Ti piacciono le sculacciate? Mai. Il sabato? Buongiorno, sono le 9 del mattino. La giovine Italia vi dà il benvenuto in questo nuovo giorno pieno di sole. Diamo subito il via al nostro programma d'animazione geriatrica con una selezione delle migliori musiche hawaiane di tutti i tempi. Solo per voi, cari amici. Vabbè, io vado, eh. Buona fortuna. Grazie. Ne avrò bisogno. Ho il sospetto di stare sulle palle a tutti qui dentro. Ma no, è che devi essere concavo con il convesso e convesso con il concavo. Eh? Beh, non lo so, è un motto del presidente, sai? Pare che funziona. Ah, d'accordo, allora lo terrò a mente. Grazie. Hai capito quelle signore belle, ma poco rispettose delle persone anziane? Ridevano, ridevano, ma che se ridevano? La, la, la. Andiamo, Camillo! La mamma ti porta a fare una passeggiatina in giardino! Sì, amore, la mamma ti vuole bene! Ti vuole tanto bene, la mamma! Ma... La, la, ma... La, che è sta musica? Abbassiamo sta musica! Ehi là, giovani! Dai, lascia perdere, su, forza! Fottuti avaiani! Non stanno i nocciolini! Eccole lì, forza! Dai, leggi, su! Eravamo a Canale 5, su, forza! Canale 5, Mamma in sciopero, film TV. Italia 1? Le Iene Show. Troppo chiassoso. Rai 3? Ballarò. Comunisti. Rai 1? Capri 5. Troppi limoncelli. Rai 2? Un caso di coscienza 9. Peggio me sento. Rete 4? Una voce nel sole, spettacolo musicale al bar. Siamo salvi! A che ora comincia? Alle 20:30. Ah, vai. Guarda che è venuto, guarda. Buongiorno, signori. Queste sono per lei. Per me. Com'è andata poi a teatro? E com'è andata? De merda! Io pure che mi porto dietro sta purga ambulante. Siamo arrivati a tardi, abbiamo visto a malapena il secondo tempo e non ci abbiamo capito niente. Quest'altro poi a un certo punto si è messo a discutere con una ragazzina di 9 anni che gli sedeva dietro. Quella stronzetta! Bah. Io comunque col teatro ho chiuso, basta, non c'è più niente di buono in giro. È molto meglio la televisione, è gratis. Tieni le chiappe seduto su una poltrona e male che va poi te salvi con una cara vecchia padella. Vero, presidente? Ma vai a dare via il cul. Buongiorno, signorina Campopiano. Buongiorno. Punto. Se mi cercate, sono nelle mie stanze. Andiamo, Camillo. Ma chi la cerca sta vecchia? Dove stanno le mie pillole, dottor House? Signor Vinciguerra, la sigaretta. Inutile che mi guardi così, tanto io non la spengo. Ieri ho letto le sue analisi e purtroppo non abbiamo buone notizie. I bianchi sono alti, le urine sono alcaline e contengono un discreto numero di emazie, il che mi fa sospettare un'infiammazione delle vie urinarie. Ho preferito interrompere la precedente terapia per disintossicarla ed avere valori più realistici. Mo ce lo devi dire in italiano però. Sono venuto a farle un prelievo, ho bisogno di un'analisi del sangue prima di sottoporla a qualunque nuova terapia. Mi dia il braccio. Bah, sanguisughe. E questa che cos'è? Come se l'è fatta? Un ustione? Ma niente, mi sono scottato con l'acqua bollente. Ma veramente sembra più una ferita lacero-contusa, poiché è una cicatrice frastagliata che però... Oh, a capo, che sei venuto a fare? Un prelievo o ha fatto un ponzi? D'accordo, non si alteri, dicevo, solo che non è un ustione. Beh, mi hai sbriciolato i coglioni, o fa sto buco sì o no? Moderi il linguaggio. Allora te devo chiedere scusa, Candy Candy. E lo sa che cosa c'è di nuovo se lo faccia fare dall'infermiera Daphne il prelievo? Me ne frego! Beh, non dovresti trattarlo così, è pur sempre un dottore. Che non si fa i cazzi suoi, tieni, leggi te che a me non me va più. Che fanno sulla 7? Allora, la 7, la 7, la 7, la 7, la 7, Lola Darling di Spike Lee. E la trama? Allora, nera, bella, con 3 uomini, Lola è una ragazza indipendente e disinibita. Tenta invano di stabilire un'amichevole menage.
Eh sì, però questa è una porca. Che, non ti piace? Allora, vediamo che fanno. Ah, le nuove avventure di Don Bosco. Questo è carino. Non ti piace nemmeno questo. Non so, che vuoi fare? Che cosa? Ah, vuoi giocare? Non capisco. Che fai? Abbatti uno, due, tre. E non capisco. Alza, no. Che? Parla. Vuoi altre noccioline? No. Che vuoi? Non ti capisco. Parla bene. Spiccica le palle. Ah, stai soffocando. E dillo subito, no. Oddio. Oddio, dottore, dottore. Sta soffocando. Che succede? Guarda, la sedia rotella, presto! Oddio! Allora il mio tre deve tossire più forte che può, ce la fa, sì? Uno, due, tre! Ecco, siete qui, le diamo una mano, perfetto, ce la fa, sì. Oddio, dietro! Portalo giù in infermeria e dagli del mistoli. Okay. Oh, Abracido, nascondi le noccioline e questo si porta via! Ma lascia perdere le noccioline! Queste maledette noccioline, cripio, le noccioline! Mamma mia, che spavento che mi sono preso! Noccioline! Mamma mia! Marinella? Marinella? Ma davvero non mi riconosci? Sei stata la mia segretaria per tutto questo tempo. Marinella! Marinella, cara! Aspetta, un attimo, Marinella! Ho bisogno che tu dica a mio figlio che... che suo padre gli vuole bene. Ah, come sta? Meglio, ma dormirà per un pezzo. Non vai a letto, sono le 9 passate. Ora vado, volevo solo prendere fiato un attimo. Lei perché ha quella faccia? Le ho detto che il suo compare se la caverà, stia tranquillo, no? So bene che quell'orso ha la pellaccia dura, no? È che oggi è il compleanno di mio figlio, ne fa 42. E io non posso nemmeno fargli gli auguri. Perché continua a fare così? Così come? Continua a coglionarmi. Mi dice che è sposato, che è multimiliardario, che ha svariati figli. Come mai non c'è niente di tutto questo sulla sua scheda di accettazione? Neanche lei mi prende sul serio. Frena, complessato. Non è come pensi tu. Ah no? Figliolo, a questo mondo c'è molto di più di quello che vedi. Potrei dirti delle cose che ti terrorizzerebbero a tal punto da lasciare questo paese per sempre. L'esercizio del potere è un'arte sopraffina che spesso ti fa disegnare la storia, ma può scagliarti negli inferi con la stessa parabola crudele. Se davvero avessi voglia di sentire questa storia, magari vorresti sapere dove sono nato, com'è stata la mia infanzia schifa prima di programmare Milano 2, ma ti risparmio la fatica. So già che mi darai del vecchio trombone, altrimenti questo diabolico stratagemma non avrebbe senso. Quindi ci rinuncio. Tu leggi quello che c'è scritto come una guardia automa della Germania dell'Est. Se c'è scritto Placido Taglialupi, tu chiamami Placido Taglialupi. Me ne infischio. Perché, scusi, lei non è Placido Taglialupi nato a Messina nel 1931? Ma certo che no. Andiamo. Sono nato a Milano il 29 settembre del 1936, al numero 60 di Via Volturno. M'hanno schiaffato qui per chiudermi la bocca per sempre. Tutto ha avuto inizio nel 1994. Eravamo in piena Tangentopoli. Sì, direi di fermarci qui per oggi. Teniamoci qualcosa anche per domani. Mi sto accorgendo che qui dentro le giornate sono molto lunghe. Allora buonanotte, dottore. E complimenti, perché è dai piccoli gesti che si riconoscono i campioni. Il mio più sentito encomio. Posso chiederle quale sarebbe il suo vero nome? Me lo dica e basta, prometto di non fare commenti, almeno potrò tornarmene a casa. Cavaliere Silvio Berlusconi. Ma tu
Puoi chiamarmi presidente. D'accordo. Allora, buonanotte, presidente. Buonanotte. Credevano di esserci riusciti e ci sono andati vicini, ma poi qualcosa nella mia memoria si è smossa. Ho cominciato a ricordare, a ricostruire. Dapprima erano dei frammenti lucidi, il codice del garage della villa di Macherio, la formazione del Milan del 91, il piatto preferito di Abicella, l'indirizzo della casa al mare di Confalonieri. Poi, tutto in una volta, ho finalmente capito. Capito cosa? Il motivo per cui mi avevano rapito. Quando rifiutai di scendere in campo, nonostante le pressioni degli uomini più spaventosi d'Italia. Non immagini il coraggio che mi ci volle, ma sapevo che era la scelta giusta, evitare il putrido pantano della politica. Non per mettere in dubbio, ma così, per dirne una, Silvio è un tantino più basso di lei. Bravo, vedi che comincia a capire? Puoi immaginare un piano più diabolico? Guarda, 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 guarda le mie gambe, guarda. Guarda, le vedi queste cicatrici? Secondo te cosa sono? Cicatrici? Lei non si è fratturato gambe e bacino in un incidente d'auto alcuni anni fa? Qui è dove le hanno spezzate per allungarle! Capito il piano? Hanno avuto tutto il tempo di fare quello che volevano. 4 mesi di coma, non ti dico la noia. Poi mi risveglio con questa faccia assurda, piena di peli. Capelli lunghi però, eh? Hanno voluto sfigurare quei bastardi. Ma l'incidente, se lo ricorda, non è finito con l'auto contro un pioppo? Ma quale pioppo? Quale incidente? Io che dal 1961 ho sempre avuto l'autista. Dicono che guidavo una Fiat Uno Sting, ma fai il bravo, in una statale dalle parti di Bressanone. Insomma, è tutta una montatura, un complotto. Dietro ci sono le banche centrali, i libici, la massoneria, Galliani, la Rai, Sky, Ino Global e forse anche l'Opus Dei. Sì, e lei continua sempre a prendere le pillole che le ho prescritto, vero? Hanno voluto sostituirmi, incatenandomi a forza di psicofarmaci in questa inutile identità. Placido Taglialupi, nata a Messina nel 1931, professione insegnante di lettere al liceo Benedetto Croce di Bressanone. Ah! Segni particolari? Mitomane e alcolista. L'aria del professorino in pensione ce l'ha. Non scherzare, è una faccenda terribilmente seria per me. Scusi, ma non è con la pensione da insegnante che paga la retta la giovine Italia? Ma dai, con quello che mi hanno tolto era il minimo che potevano fare, no? Ma non stare lì a compatirmi. Ho già deciso di portare anche quest'ultima croce con muta dignità. Se lei non è sceso in campo, chi era quello nel videomessaggio agli italiani? Era Placido Taglialupi, quel maledetto sosia che io stessa aveva soldato per certi miei giochetti particolari. L'aveva assunto quasi un anno prima alla mia corte, senza sapere che m'ero chiamato in casa il mio cavallo di Troia. Che coglione! Istruito dai servizi segreti, è stato facile per lui prendere il mio posto. E nessuno si è accorto della differenza, nemmeno sua moglie? No. I suoi figli? No. I suoi migliori amici, Bettino, no. Dell'Utri, no. Paolo Maldini, Bambasta, no. La Carrà, no. Emilio Fede. Emilio Fede. No, no, cerco questa risposta da 14 anni. Lo vuole un altro po' di tè verde? È una mano santa contro i radicali liberi. No, grazie, sono a posto così. Vado a sentire la messa su Radio Maria, quella delle 8. Ah, c'è una monaca DJ che è una vera forza.
Pietro. Vado anch'io. Torno dalla signora Bombi, che mi sta facendo di quei miglioramenti. E aspetti. Sì? Scusi, che fretta c'è? Tanto qui va tutto a rallentatore. Si sieda. Deve dirmi qualcosa? Mi doleva un rospo, ce l'ho proprio qua. Volevo dirti grazie, figliolo. Mi hai salvato. Certo, quei giochetti lì sanno fa tutti, camerieri, boy scout. però ci hai avuto sangue freddo. E quindi, grazie, dottore. Di niente. È il mio lavoro, Pietro. Se mercoledì sera è te turno, passi in sala che ci possiamo vedere il Milan in Champions. Io però sono dell'Inter. E che me frega, io sono della Magica. È pur sempre una bella partita, però. E poi... sì, ce lo potevo fare. Ma non mi racconti niente? Che te devo raccontare? Biancaneve e i sette nani? Era la recita di Federichina, la mia bisnipotina di 7 anni. E che ruolo interpretava? Brillantina. Brillantina? Ma non mi ricordo ci fosse un personaggio con quel nome in Biancaneve. E infatti non c'è. È quello che ho detto io a Suor Donata, ma io dico, non ci si prendono certe libertà sul copione se poi non si è in grado di assicurare uno sviluppo drammaturgico al personaggio. Suor Donata chi è? La maestra di Federichina? Sì, ma è soprattutto la regista incapace dello spettacolo. Questa doveva mettere in scena 25 ragazzini e ha incominciato a inventare personaggi a casaccio e così lo spettacolo è finito in vacca. È stato uno strazio. Tu dovevi vedere sti 25 mocciosi impietriti sul palcoscenico che grondavano pipì sotto ai costumi di carta crespa cuciti con le graffette. E poi la scenografia, una pacchianata mai vista, tutta cartone e porporina. Se fossi Suor Donata, me darei una chiodata. Federina. Aiutami a ricostruire. Federichina è la figlia di? Di Rosina, che sarebbe la figlia di mio fratello Fulgenzio, no? Quello dei francobolli che lavorava ai Lingei. Io non ho mai fatto una recita scolastica, deve essere divertente. Mi sarebbe sempre piaciuto recitare, mi sono sempre sentita tanto portata. Recitare è una vocazione sadica, figlia bella. È una lunga strada lastricata de sterco che oltretutto ci devi camminare pure coi tacchi a spillo. Come stanno i tuoi cugini? Tutti bene, sì? Sì, sempre stronzi e senza una lira. Tu pensa che Rosina ci ha avuto pure il tempo di venirmi a chiedere un anticipo sull'eredità. Io a quel punto ho fatto la parte della rimbambita, ho sputato la tendiera sul palcoscenico. È successo un butiferio. Che aspettino pure quando schiatto. Già me la vedo la faccia che faranno quando leggeranno il testamento. Loro si beccano la collezione dei francobolli del caro Fulgenzio e Camillo si pappa tutto il resto. È vero, amore, diventi ricco come Briatore a mamma. Questo sì che è un gesto rivoluzionario. Complimenti, Marigia. Io sto con te. Brava. Ciao, Daphne, come stai? In piedi. Signorina Campopiano. Dottorino. Ho appena finito di parlare con il direttore. Che tipo stravagante, non ti pare si prenda un po' troppe confidenze? Beh, almeno mi è stato a sentire. Gli avevo sottoposto alcuni interventi per migliorare la gestione del... Ma tu perché hai quei segni in faccia? Perché, si vedono molto? Molto no, però si vedono. No, è che... te lo ricordi, Nibio? Il tuo ex, quello che spacca le bottiglie in faccia alla gente. No, è che alla fine mi ha trovata. Sono volati gli schiaffi...
No, niente bottigliate, sai? Gentile da parte sua. Naturalmente non l'hai denunciato. Ma quello l'avevo già fatto. Solo che poi ci siamo rimessi insieme e non ha funzionato. Lui si è rimesso a rubare negli appartamenti, assumere anfetamine. Beh, sai, la disoccupazione giovanile è forte. Di un po', dottore? È vero quello che si dice di te in corridoio? Non lo so, che si dice di me in corridoio? Che ti sposi! Ah, sì, è vero! Ma è una decisione che abbiamo preso solamente qualche giorno fa. Voi come... chi ve l'ha detto? Ce l'ha detto il direttore appena sei uscito con l'interfono. Abbiamo fatto tutti un bel applauso. Scusa, pure te, perché sei andato a dirlo al direttore? Quell'uomo è un mitomane squilibrato. Ma io non pensavo lo dicesse. Poi perché, voglio dire, sono fatti miei. Non hai risposto alla mia domanda. Ah, gliel'ho detto perché... Perché il direttore è... No, è amico del padre della mia ragazza e so che è molto affezionato a Lavinia. Vabbè, comunque ormai lo sa tutto l'istituto, no? Comunque sarei un bravo marito, l'aria ce l'hai tutta. Però magari se ce lo diceva prima organizzavamo un giro di gradini per festeggiare. Oh, no, grazie, vorrei mantenere un profilo basso, ma grazie lo stesso. Fai bene a sposarti, sa? Sei un gran bel pezzo di Marcandonia e quella tua gallinella è proprio fortunata. Io... ho cominciato a sposarmi nel 1932 con l'ammiraglio Ludovico Maggionis. Che bell'uomo che era! Guarda, guarda, guarda Ludovico! Alto, sempre tutto imbomatato, pettuto, una stazza bovina. Me l'hanno ammazzato in guerra. Si è seduto su una mina! Dottor Muto! Il dottor Muto è desiderato nell'ufficio del direttore. Il dottor... Ah, al diavolo! Corra qui, dottore! Ho appena ritrovato quelle foto di me che faccio delta plano in tanga sopra io! Forza, forza! Allora, 12 orizzontale. Era bianco quello di Fellini. 7 lettere. Il cappello. La sciarpa. La barba. Lo sceicco bianco, era il suo film. C'era pure Sordi, se non erro. Dai, va avanti. 19 orizzontale, lo realizza l'elettricista, 8 lettere. Truffa. No. Filo. No. Il furto. No. Il coso, il sistema. 8 lettere. Rododendro. Oh, non ti sforzare troppo, eh. Sento odore di bruciato dalla tua testa. Lo realizza l'elettricista, impianto. Oh, Dario Nobel, fotte le mie palle, non veni a far capoclasse con me, eh. 32 orizzontale, quella di scorta si trova nel portabagagli. A cosa? Che sta nel coso? A cosa? Che quando sei cosa tu devi scendere la cambi col coso? A cosa che gira in tondo? E gira in cerchio, gira, gira la cosa. La ruota, Pietro. Guardate sto termine, a me non me veniva. La ruota. Ruota. Ah, i tifosi del Milan. I complimenti più sentiti che ho ricevuto in vita mia me l'hanno fatti loro, a Como. Subito dopo la partita dello scudetto dell'88, un tifoso grande e grosso vide la mia macchina e gridò: Silvio, mi ti vuoi ben, ma su me un culatton! Capito? Silvio, io ti voglio bene, ma non sono mica un culattone! Ah, erano gentili, persone educate. Guarda, Barbara, inquadrano mia figlia Barbara, amore di papà. Parliamo di cose serie, presidente. Presidente. Stamattina ho incontrato il barangliere Guercio per Giulio nel giardino d'inverno. Mi doveva fare un paio di servizietti e nel sacchetto mi ci ha messo ste due pillolette. Che roba è? Come si chiamano? Non lo so, comunque servono a rinvigorire la tua mascolinità finita in poltiglia. Fa vedere, va. È Viagra! Sì, sono due pasticche di Viagra. Sì, sparamo adesso o dopo l'intervallo? Ma che le prendiamo a fare adesso? Ci vogliono le signorine, no?
Dammi un paio di giorni e ti organizzo una cosetta in grande stile. Ah sì, prova a telefonare a Luanita, una mia vecchia amica brasiliana. Ballava con le marron glacé, certe bocce, belle, boom, bara, boom, bara, boom, bara, boom, bara, boom, bara, bam. Te le ricordi le bocce, eh? No. Non te ricordi niente, eh? Milan, Milan, sempre con te. Allegri, ragazzi! Oh! Questa sera su Rete 4 alle ore 1:30 trasmetteranno il mio ultimo film, Carabina Furiosa, con me medesima nella parte di Donna Dolores, una misteriosa tanghera dalla sfrenata sensualità. Ce lo vediamo insieme? Scongelo due coppe del nonno anche per voi. Magari, ma io se non pio il sonnifero a mezza in punto, poi non dormo più. Beh, in effetti è un po' tardino, Mary Jane, non lo puoi registrare. Tardi? Ma che ci avrete da fare tanto importante domattina, che dormite sì e no 3 ore per notte imbottiti di Valium? Ah, non fa niente, me la vedrò col mio Camillo, che lui adora le tanghere, vero amore? Tran zan zan zan, tarararararian zan zan zan, tarararararian. Oh, la vecchiaia è l'isola circondata dalla morte, te ce devi solo abituare. Daphne, mi porti il coso? Come si chiama il coso? È il pappagallo! Cacà, cacà! Un'altra volta! Cacà, 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 cacà! Sto fortemente pensando di non invitarvi per niente per la festa dei miei 100 anni. Ma, come diceva Chateaubriand, il disprezzo va usato con parsimonia in un mondo così pieno di bisognosi. Tram, tam, 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 tarararararian. Amore, sì, però adesso ti devo lasciare. Ok, siamo d'accordo. Lo chiamo più tardi, tuo padre. No, più tardi è troppo tardi. Lo chiamo domani. Presto, sì, all'alba. Ciao, ciao, amicetta. Ciao, 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 ciao. Quanto stanno? Ancora 0-0. Dottorino, stasera c'è il turno di notte, vero? Sì, perché? Dottore, mia figlia Barbara. Inquadrano sempre mia figlia Barbara. Buonasera, dottor Franzone! Oh, 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 questo telefonino! Che piacere sentirla! Sì, stavo per chiamarla io, ho proprio chiuso ora con Lavinia. Al circolo domani? Sì, fantastico! Ma lo vedete anche voi? Gesù Cristo in piedi sul televisore! Quanto è alto! Ladies and gentlemen, la giovine Italia è fiera di festeggiare i primi 100 anni dell'intrepida signorina Mary Jane Campopiano, orgoglio della nostra scuderia, nonché indimenticabile interprete di tanti capolavori del cinematografo. Per chi avrà la forza di sfidare l'osteoporosi, stasera sarà celebrato un party hardcore in sala Relance. Scatenatevi in pista! Auguri! Auguri! Alla tua salute, Mary Jane, per altri 100 anni su questo nostro pianeta! Ma anche no! Non mi inviti a ballare? Sì, certo, stavo per farlo, ma purtroppo sono negato. Ma trenino! Coscette d'oro, vieni a ballare con noi! Ma fissato! Lo capisco, averti davanti agli occhi tutti i giorni deve essere una perenne tentazione. Dottore, lo prendo come un complimento? No, deve essere lo champagne. Questa sera ho bevuto come Bukowski il giorno del suo compleanno. L'ho sempre saputo che sotto sotto sei un trasgressivo. Senti, ma te l'ha raccontata anche a te la storia del rapimento? Certo che la so, è incredibile cosa succede a certi livelli politici oggigiorno. Sai, mi piacerebbe aiutarlo, ma quella gente è pericolosa, eh!
Ma perché? Te gli credi? È fatta! Agiremo domenica in concomitanza della gita alle Terme di Fiuggi. Dove? Come? Quando? Ho già prenotato il taxi, Como 24. Saliamo qui e scendiamo direttamente tra le tette di Lolita. Consumiamo e torniamo a casa per 90° minuto. Ti esalta? Esalta! Mi raccomando, acqua in bocca e non dare nell'occhio. Oh, vabbè, ma tu falla prima di uscire da casa. Auguri! Hai già pensato al tuo ghiaccio di pato? Perché se vuoi al Vado Retro organizziamo le dance personalizzate. Ma sono io sui codici di gruppo. Basta, no, grazie, scendono alcuni amici da Padova. Pensavo di bere una cosa al centro, niente spogliarelli. Ti fa paura, eh? Che, rinunciare agli spogliarelli? Il matrimonio! L'idea di donarsi per sempre unicamente ad un'altra persona? La monogamia, la paternità? Frena, chi ha parlato di figli? Ma il matrimonio non ha senso senza figli. Preferisco fare un passo per volta. Comunque, va bene, penso sia una giusta responsabilità da assumermi alla mia età. Sono molto contenta per te. Sono tutti molto contenti per me. Io però dentro mi sento di merda. Ah! No, è che non lo do a vedere, ma certe volte di mattina mi sento così giù che avrei voglia di spaccare tutto quello che è intorno, ridurlo in pezzettini minuscoli e poi frantumare anche quelli con un martello. Afgano. No, scusa. Stai sereno, aiutami. Sono abituata a frequentare gente strana. Ma cos'è che non va tra te e l'organizzatrice? E l'organizzatrice d'eventi? No, cosa hai capito? La linea è fantastica. La sua famiglia, le partite di burraco, i nostri weekend a Capalbio. E allora cosa c'è che non va? C'è... Lavinia, la sua famiglia, le partite di burraco, la pallosissima Capalbio. Ma da quanto tempo state insieme? 3 anni. Ah, io credevo che tu fossi il tipo di uomo che... Non so che tipo di uomo sono. Carina, sei stata nominata. Ora tocca a nonna. Voglio ballare con quello bello stallone. Dai, e stringi, non mi rompo mica. Oddio, esce qua sotto. Cazzo, mi sono seduto sul capito. Oh, Camillo. Camillo, scusa, non t'ho visto. Dai, mo non fa così, ti ho chiesto scusa. Ma che c'è a studiare? Mortacci come puzza, senti! Ah! Che succede? Non lo so, senti sto cane, puzza! Ma è morto? Sì, ma da una settimana! Oh, grazie per avermi fatto fare un giro! Eh no, ma state tutti così addosso a Camillo, che a lui non piace, amore. Dottore, avremo un disperato bisogno di lei. La mamma è stata a ballare ed ora è tornata. Che succede? Amore. Lo senti questo odore? Io te l'ho sempre detto che questo posto puzza come le fogne di Calcutta. Annusa, Camillo. Il cane, annusa. Amore. Signorina Campopiano, sì. Posso visitare al volo Camillo? Ho paura che non stia tanto bene. Deve avere un po' di aria nella pancina. Come va? Amen. 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 Se qualcun altro vuole aggiungere un pensiero o un ricordo su Camillo, altrimenti passerei la parola a Mary Jane per un suo personale commiato. Consentitemi solo di dire che Camillo, di cui mi vanto di essere stato un suo grande amico sin da quando entrai qui alla giovane Italia, è stato più di un piccolo grande cane, è stato un valoroso compagno di viaggio ed è per questo che propongo di intitolare in sua memoria questo piccolo spiazzo d'erba selvatica cosparso di siringhe che il nostro direttore si ostina a chiamare giardino d'inverno.
Si faceva voler bene da tutti. Ci mancherai, Silvio. Camillo! Prego, Mary Jane. Prospero, il mio secondo marito, oltre ad essere basso e soffrire di alitosi, odiava i cani. Diceva che erano animali sporchi e mi proibì d'averne uno. Tornata da una tournée, lo trovai che si incaprettava la cameriera sulla credenza del soggiorno. Chiesi subito il divorzio e mi comprai un alano. Broccolo mi ha insegnato che solo i cani sono capaci di un amore incorruttibile, di una fedeltà eterna. Dopo Broccolo ne ho avuti molti altri, di cani e di mariti. Io ringrazio Dio per ogni bestia che mi ha messo vicino, ma soprattutto lo ringrazio per Camillo. Ah, Camillo, il mio bambino d'oro! Tu sei stato il figlio che non ho mai avuto. No, non voglio piangere, perché Camillo è sempre stato un volpino allegro e felice. Voglio solo salutarlo sulle note di uno dei suoi pezzi preferiti, di Johnny Cash. Beh, io vado, c'è Stadio Sprint! Stadio Sprint, ciao! Ciao! Andate! Addio, Camillo! No, ma come non sono? No, è fantastico, è una notizia. No, lo so che tuo padre mi vuole bene, ma certo non me l'aspettavo proprio ora. No, solo perché avevo iniziato un certo percorso sanitario con alcuni... Sì, lo so cosa dicevo appena arrivato, ma appunto ero appena arrivato. No, 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 non dico che non apprezzo la proposta. Fare il medico alla Pandora è molto importante. C'è nessuno! Rispondete, qualcuno mi risponda! C'è nessuno, scusa, dove cucciola, siete? Che forse è un problema. Io devo scendere! Sì, scusa, devo scendere! Ti richiamo più tardi. Dove siete? Che succede? Oddio! Non ci guarda, stia tranquillo. Pietro! Oh! E tu chi sei? Pietro, guardami. Sono Daphne, la tua infermiera, non mi riconosci? Infermiera. Va tutto bene, signor Vinciguerra, stia tranquillo, qui al sicuro. Si guardi intorno, riconosce queste pareti? E che? C'è stava ancora quel treno. C'era quel treno. Eravamo tutti stretti. Così stretti che non si riusciva nemmeno a respirare. Andiamo a letto. Quelli erano tempi folli. Il presidente della Repubblica Cossiga era diventato una specie di indomabile rellia. Interveniva alle trasmissioni radio, alle ore più strane, facendo discorsi strampalati, inconcludenti. Picconava. In quanto a me, ero già in accordo con Gianni Letta. Porco, non mi riesce mai sto coso a me. Vabbè, insomma, ti dicevo, nonostante avessi telefonato all'amico Bettino circa l'eventualità di creare una forza politica antagonista alla deriva bolscevica... Buongiorno, signori, che vedete di bello? La replica del pranzo è servito. Contenti voi? Pietro, come si sente? Come uno stronzo in un giorno di merda. A proposito, io ho un principio di sciatica. Placido, può lasciarmi da solo con Pietro per cortesia? Dovremmo parlare in privato. Molto volentieri, vado a farmi un cicchetto di amaro benedettino. Scusa, ma dov'è? Dovevamo vedere la cosa, come si chiama? Oh, il Cherry's Angel! Ho davvero bisogno di parlare con lei in privato. Non c'è niente di privato, il fatto che sto male. Te voi siete tu! Come vuole. I segnali e i risultati dei test effettuati non hanno dato il riscontro sperato.
Dobbiamo effettuare altre analisi prima di confermare qualunque ipotesi, ma temo che queste sue momentanee amnesie e la confusione possano... Gli esami non finiscono mai, soprattutto quelli clinici. Mose, non c'è st'altro, dottore. Io e il presidente ci avremmo un appuntamento con certi angeli, no? Da quando lavoro qui lei non mi ha mai parlato di parenti, ma credo sia il caso di contattare qualcuno. Non c'ho nessuno, non te preoccupa. Voglio aiutarla. Potrebbe aver bisogno di sistemare alcune faccende legali. La prego, non si chiuda, Riccio. Proviamo ad affrontare una cosa per volta. Vabbè. Quanti modi ci stanno per di Alzheimer? Non ne siamo sicuri. Io mi sono documentato sull'enciclopedia medica. Mi faccia fare altri esami. C'è tutta una serie di altre patologie curabili che esordisce con lo stesso quadro clinico strumentale. No. Io non posso più aspettare. Non c'ho proprio più il tempo. Pietro! Ecco perché lo sceicco, l'impianto, la ruota. Ciao Daphne, signorina Campopiano. Che succede? Quando pensavi di dirglielo? Dirgli cosa? Che sta per togliere le tende, spiccare il volo, una clinica privata, il posto per la vita, no? Quanti giorni restano all'alba? 3 settimane. Tuo suocero avrà finalmente il genero che desiderava. Ma tu che ne sai, scusa, perché ti metti a sparare sentenze? Te l'ho già detto. Se vuoi mantenere il segreto, non dovresti parlare con il direttore. È peggio di una portinaia. Io volevo dirtelo, ma sapevo che ci saresti rimasta male. Detesto avere sempre ragione. Davvero ci lascia, dottore? Sì. Io, sì, ho ricevuto una proposta dalla Pandora e ho accettato, ma mi dispiace, perché mi ero ambientato, passerò a trovarvi. Ma non si preoccupi, non si preoccupi. Alla Pandora non si rinuncia. Vai, vai, hai la mia benedizione. Stendili tutti. Sì. Spero che la gita sia stata di tuo gradimento. Buona fortuna. Riesci a dormire? E tu chi sei? Dove sta il dottor Mantelli? È andato via parecchi mesi fa, sono io che l'ho sostituito. Mi riconosce? Ma certo che ti riconosco, dottor House. Non so ancora da buttare. Lo so, Pietro, lo so. Beh, che c'è? Te la stai affassuto, eh? Lunedì avrò un posto in una delle migliori cliniche della città. Il weekend successivo mi sposo. Entrerò a far parte dell'aristocrazia romana. È tutto quello che un uomo può desiderare, no? Beh, si dice che il matrimonio duri una vita. Proprio come ergastolo. Io non so perché non mi sono mai sposato. Ci ho avuto un solo grande amore. Irene. Un bastardo all'incrocio mi ha portata via. Dopo di lei solo una collezione di farfalle. Mi dispiace. La vita è una sola, figliolo. E non c'è modo di bleffare. Comunque è la mia ultima sera alla Giovine Italia. Non la voglio passare piangendomi addosso. Vado a fare una ronda. Se non sento rantoli, torno qui tra un po' e ci vediamo la replica di Striscia, ok? No, aspetti. Resti qui con me. Io non mi posso più permettere di restare in silenzio. Le tenebre scendono piano piano sul mio cervello e io sto qui a guardarmi una replica di Striscia. Ma per favore, resti. Rimango con te. È che le loro facce mi tornano davanti agli occhi di continuo. Ci stanno pure quando non ci stanno. Appaiono e scompaiono, arrivano ondate. Tutti quei
quei ragazzi, a piedi nudi nel fango gelato. Continua a fare gli esercizi di memoria che ti ho dato e segui la dieta. Il processo di deterioramento si rallenterà. Apprezzo che tu dica certe stronzate in una circostanza come questa, ma non ce n'è bisogno. Ogni giorno cerco di rimettere insieme un puzzle con sempre meno pezzi. Mi trasformerò in un povero demente che si sprotola sulla giacchetta. E non ci si può fare niente, vero? Non granché. Stamattina quando mi sono alzato, mentre mi vestivo, mi sono rivisto sta cicatrice sul braccio. Sì, è la sua cicatrice. Si ricorda come se l'è fatta? Una volta lo sapevo. So che lo sapevo. Ma più cercavo di capire da dove fosse venuta, più i pensieri si biforcavano come i rami di un albero. E d'un tratto perdevo il filo. Cercavo una buca e ho trovato un abisso. Di che si tratta? A 18 anni fui arrestato dai tedeschi in un appartamento occupato al Tiburtino. Io cercavo solo rifugio. Dissero che era un partigiano. E mi spedirono in Austria, al campo di Mauthausen, insieme a un mucchio d'altra gente. Il viaggio in treno durò 2 giorni. E quella fu la prima carneficina. Erano i miei ricordi. E mo sono sparsi come un servizio di bicchieri fracassati a terra. E più cerco di raccoglierli, di rimetterli insieme, più mi ferisco. Ricordo che una notte le guardie del campo, senza una ragione precisa, vennero a svegliare solo il nostro capannone. Ci fecero schierare nudi in cortile. Si gelava. E quelli presero a innaffiarci con gli idranti. Poi ci lasciarono lì, a gocciolare, fino alla mattina, sotto zero. Chi cercava di scappare o cedeva in qualche modo, lo fucilavano sul posto. Non so come avevo fatto, ma ci salvammo più della metà. Non ho scordato il nome del comandante del campo. Franz qualcosa. Quando il figlio compì 18 anni, gli fece impugnare una pistola, fece schierare una 20 di prigionieri davanti a lui e gli insegnò a far tiro al bersaglio. Quella cicatrice non è forse il punto in cui le incisero il numero di riconoscimento? C'è stato un numero, sì. Un numero che io ho strappato via dalla pelle. Pensavo servisse a cancellare, o quantomeno a portarmi fortuna. Ma tutta la fortuna che mi aspettava in vita, io me l'ero giocata uscendo vivo da quell'inferno. Perché sta cercando di ricordare? Perché semplicemente non li lascia scorrere via? Ci sono tante altre cose a cui aggrapparsi. Ci ho avuto per tanti anni un bellissimo alimentare in centro. Mi ha permesso una bella vita, una vita ricca. Adesso, anche se mi sforzo, mi sembra di non avere altro che una manciata di ricordi sparsi. So come iceberg che si sciolgono in un mare sempre più caldo. Mi sarebbe piaciuto raccontare la mia storia per intero. E tu non sai quanto mi pento di non averlo fatto quando ancora potevo. Ha superato sofferenze disumane. Di cosa può rammaricarsi ora? D'aver vissuto una vita che poteva aspettare a qualcun altro dei miei compagni. Ci stavano ciabattini, muratori, attori, politici, donne, bambini. Ognuno con le sue speranze, i suoi desideri. Io sono uscito da quei cancelli ridendo nel sole.
Potevo diventare un uomo migliore. Potevo dare l'esempio. E invece mi sono trasformato in un vecchio miserabile, paranoico, scorbutico. Questo non è vero. Lei non è scorbutico. È solo un po' stronzo. Ma lo sai, dottor House, che per una volta sono d'accordo con te. Lo sapevo che con lei non dovevo mollare, che prima o poi l'avrei conquistata. Com'è che dicevano alla fine di quel film famoso? Via col vento. Ecco, penso che questo sia l'inizio di una meravigliosa amicizia. Veramente... niente. Ma lei non... si doveva trasferire altrove? Domani. Eh già, domani. Vanno pazzi. Lo so, giovedì al Badoretto c'è stata la serata per i feticisti del piede. Ah, l'hanno fatto pure a porta a porta. Giorgione ha fatto un incasso record. Pensa che ai miei tempi d'oro uno sceicco mi pagò 20 milioni solo per baciarmi i talloni. Oh! E Suarez, guarda Suarez. Lui adorava i miei piedi, si faceva sempre camminare a piedi nudi sulla schiena. Ah, gli uomini! Hai ancora dei bellissimi piedi. Grazie. Vedrai che anche tu prima o poi troverai chi te li veneri. Agoppi, hai finito di pedalare? Alto là, al sudore! Non so se vi è chiaro, ma il presidente ha detto no al colesterolo. Il dottor Infusino mi ha detto di fare 20 minuti al giorno, ma io sono un uomo di fatti e ne faccio 40. E tutti i figli di un medico egiziano zoppo che parla stento l'italiano, bravo. Sì, però giovane, bello, abbronzato. Pure. È già iniziata la vita in diretta? Guarda chi c'è. Ah, meno male il dottore che è arrivato, perché sto per avere un infarto triplo. Francesco. Ciao Daphne. Ma scusi, oggi non era il giorno del suo matrimonio. Posso sedermi un po' qui con voi? Certo, prego. Cos'è successo? Mi sono venute le vertigini. Oddio, ma questo cos'è? Sangue? Ero in piedi su quell'altare e mi sono venute le vertigini. Succede, ragazzo, succede. Ma allora vuol dire che non... Ho sceso quei due gradini e mi sono voltato verso l'entrata della chiesa. Tutti gli invitati mi guardavano fisso e non sapevano cosa pensare. Io, un passo alla volta, sono uscito fuori in un silenzio... assordante. Il mio suocero mi ha raggiunto di corsa sul sagrato, afferrandomi per la collottola. Sembrava la scena di un film. Ho provato a dire qualcosa, ma probabilmente era quella sbagliata, perché mi ha dato un destro. Placido, sì? Io vado a sciacquarmi la dentiera. Mi dai una mano? Ma certo che no. Sai che disgusto. E allora trova da solo il modo per levarti dalle palle. Con permesso, eh? Io vado a controllare l'andamento dei Nasdaq. Ho convinto Mary Jane a puntare tutto su alcuni bond argentini. Perché sei venuto qui? Non sapevo dove altro andare. Ti staranno cercando. Non ho fretta di sentire i loro insulti. Che significa? Io ho passato tutta la vita a fare quello che pensavo fosse più giusto, ma... a forza di far felici gli altri, mi sono riempito di tristezza, di rimpianto. Era l'ultima occasione che avevo per rinascere. E Lavinia? Non pensi a lei? Cosa vuoi che se ne faccia di un marito come me? Le ho mentito a tutti. Ma la vita è troppo breve per bleffare.
Daphne, io non sono l'uomo perfetto che tutti loro immaginano. Per prima cosa sono un vigliacco, non dico mai quello che penso. Mi sono arruffianato mio suocero solo per avere un buon posto di lavoro. Poi finalmente, quando l'ho ottenuto, gli ho praticamente sputato in faccia. In quanto a Lavinia, forse non la amo abbastanza da metterle in mano il mio futuro. E cosa pensi di fare? L'unica cosa che so fare è il medico. Già. Per prima cosa parlerò con il direttore, per il resto non lo so. Vorrei poterti dire che hai fatto la scelta giusta. Allora dimmelo. Dimmi pure una bugia, non sai che bisogno ho di sentirmelo dire. Credevo che non ti avrei più rivisto. Aspetto ancora che tu mi dica qual è la serata migliore per passare al Vaderetro. Giovedì prossimo. C'è la serata banana split. Piovono sulle spalle con indifferenza spietata, ma io non dimentico, resto aggrappata al ricordo della nostra famiglia, come un naufrago stretto all'ultimo frammento della sua barca, inghiottita dall'oceano. Fra qualche giorno sarà il nostro anniversario, e anche se magari questa mia lettera non la leggerai mai, voglio dire ancora una volta a mia moglie, mentre il cuore mi si riempie di miele, che io la amo. Mio padre diceva sempre, finché abbiamo ricordi il passato dura, finché abbiamo speranza il futuro attende. Per me è ora di chiudere gli occhi e venirti a cercare. Con amore infinito, tuo Silvio. P.S. Se ti capita, dà una voce a Emilio. Sono 10 anni che sta leccando il culo alla persona sbagliata.